Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, ben ritrovati, come state? Spero tutto bene. Io sto registrando in piena notte, sono appena rientrato dalla registrazione, dalla diretta che abbiamo fatto io, Davom, Edo e Dematoshi in diretta su Twitch, su Tutto in the Box. Ho ancora la magliettina addosso con il logo. È stata veramente una trasmissione fatta molto molto bene, quindi voglio fare pubblicamente i complimenti al mio amico Davo, ma sa benissimo che ho già espresso in privato tutta la mia gioia, la mia felicità, la mia soddisfazione per la qualità veramente che è riuscito ad assemblare in questo nuovo progetto, e sono contentissimo di aver visto che tanti di voi sono stati collegati per tanto tempo nella serata di lunedì. E quindi grazie, semplicemente, in attesa di tutti gli altri contenuti, quelli su YouTube, quelli su TikTok, su Instagram, che usciranno nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Voglio ringraziarvi invece per quello che è stato il supporto in diretta, una trasmissione che secondo me è iniziata veramente molto bene. E veramente pochissimi istanti prima l'inizio di questa diretta, stiamo parlando dell'arco di 10, 15, 20 minuti al massimo, guardo Davo e gli dico: Matte, domani è previsto il patteggiamento per il filone stipendi per la Juventus, non più il 15 giugno, non più il processo sportivo che si doveva tenere il 15 giugno, bensì domani già in aula. E anche lui ha detto: ma quindi questo che cosa comporta? E io gli ho detto: Matte, io ci sono rimasto male, perché non mi aspettavo questa cosa, perché nella migliore delle ipotesi significa che non ci tolgono più punti. Ora vediamo se sarà effettivamente così. Io devo anche dire la verità, sono un pochino pessimista da questo punto di vista, perché voglio andare un po' più nel dettaglio. Voglio partire dalle parole di Calvo dell'altro giorno, prima di Juventus-Milan, è tutto acqua passata, che ha dato fastidio ad alcuni tifosi della Juventus in maniera comprensibile. Alcuni hanno evidenziato che quelle parole potevano essere uscite male dalla bocca di Calvo, e quindi acqua passata, perché ormai ci hanno dato questa penalizzazione e dobbiamo concentrarci su qualcosa di diverso, dobbiamo concentrarci sul nuovo filone che arriverà a giugno. Ma con questa notizia ecco che le parole di Calvo potrebbero assumere tutto un altro significato e tutta un'altra motivazione anche dietro quelle parole lì. Intanto parto anche da un presupposto: c'è stato silenzio da parte della Juventus, troppo silenzio. L'unico che ha veramente parlato in maniera diretta, concreta, decisa, è stato Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta con l'Empoli. E come ricorderete nel video proprio in cui parlavamo di quelle parole, non è stata una volontà di Allegri concordata con la dirigenza in modo di andare lì e raccontare queste cose, no. Allegri era partito con tutto un altro discorso e poi, messo spalle al muro, è imploso in questa reazione umana in cui sottolineava le difficoltà che ha dovuto attraversare l'allenatore, che ha dovuto attraversare il gruppo, quali si sono dovuti poi ritrovare a convivere in una stagione maledetta, concetti che comunque Allegri ha ribadito anche nella conferenza stampa post Milan. Ma è veramente stato l'unico tesserato della Juventus, da quando poi è stata confermata questa penalizzazione di 10 punti, a parlare e a dire qualcosa. Comunicati stampa zero, comunicati Juventus zero, ai microfoni Calvo appunto acqua passata. E quindi faceva veramente strano questo silenzio della Juventus, e qualcuno poteva semplicemente dire: si stanno aspettando le motivazioni che usciranno nei prossimi giorni. Perché non mi aspettavo il patteggiamento? Non perché non lo volessi, anzi, ricorderete che subito dopo aver letto che comunque la Juventus avrebbe comunque avuto una penalizzazione pesante dal punto di vista delle plusvalenze, sono stato il primo a dirvi: ragazzi, se c'è la possibilità di patteggiare, facciamolo, perché per come si sono messe le cose bisogna veramente cercare di ridurre i danni al minimo. Il filone plusvalenza era quello un po' più tranquillo per la Juve, no? Era quello stipendi dove si rischiava di più, e quindi il ragionamento che andavo a fare era il seguente: se nel filone dove non rischiavamo tanto siamo arrivati ad avere 10 punti di penalizzazione dentro il campionato, con tutta la schifezza dell'andi rivieni di punti di penalizzazione messi, tolti, tolti, messi, tolti, tolti, messi dentro il campionato a 10 minuti all'inizio della partita, tutte queste cose che sono state veramente francamente assurde, figuriamoci all'interno di un filone decisamente più complicato da affrontare e dove si rischia di più per via di quello che è scritto sul codice di giustizia sportiva. Se aggiungiamo pure il fatto
che anche in questo caso la Juventus è stata accusata di aver violato l'articolo 4, quello inerente alla lealtà sportiva, beh, viene da sé pensare che ci sarebbero stati altri punti di penalizzazione. E la Juventus aveva pure provato il patteggiamento, lo ricorderete, ne avevamo parlato, ma dall'altra parte avevano detto di no, abbiamo fin troppi elementi tali per cercare di poter mettere poi la Juventus spalle al muro, e quindi semplicemente rifiutiamo il patteggiamento, andiamo in aula e la Juventus pagherà quello che c'è da pagare. Io lo so che cosa state pensando, quello che sta pensando il tifoso juventino, quello che sta pensando il tifoso di un'altra squadra. Il patteggiamento è il riconoscere una colpevolezza, riconoscere di essere colpevoli. Vi do delle motivazioni per il sì, vi do delle motivazioni per il no. Quelle per il no sono semplicemente inerenti al fatto che è un accordo tra chi accusa e chi si difende. Cioè il patteggiamento questo è, un accordo senza dover passare dal giudice. Ci mettiamo d'accordo tra le parti, io e te, e arriviamo a un compromesso. E questo compromesso potrebbe essere la multa. Si parla comunque anche di qualche possibile punto di penalizzazione che farebbe scivolare la Juve fuori anche dalla Conference League, ma tutto questo lo articoleremo nella giornata di oggi, non possiamo fare altro che aspettare, che attendere e vedere che cosa verrà fuori da questa situazione qua. Perché invece vi dico che potrebbero esserci dei limiti anche per il sì? Beh, perché come ricorderete, vi ho sempre detto, se dal punto di vista delle plusvalenze sono molto tranquillo, sono molto preoccupato invece da quello degli stipendi, perché chi sono io per dire che la Juventus non ha fatto effettivamente quelle cose per le quali è accusata? Io non ho la possibilità di dire che Juventus è stata perfetta, immacolata, a livello burocratico, anche perché comunque non si parlava di stipendi che non volevano essere pagati, perché, ma semplicemente di poi pagamenti che erano stati posticipati all'interno di bilanci per ovviamente alleggerire qualcosa, poi non era stato notificato, quindi stiamo parlando di cose veramente troppo tecniche per le quali non ho né la competenza né le informazioni necessarie per andare a dire la Juventus l'ha fatto, la Juventus non l'ha fatto. Vi ho sempre solo detto che ero sempre stato molto più preoccupato di là, perché se poi fosse arrivato la conferma di queste accuse, beh, la Juventus avrebbe rischiato dei veri e propri punti di penalizzazione. E quindi potrebbe benissimo essere da parte della Juventus una mossa per salvare capre cavoli, perché andremo a ritrovarci con 10 punti di penalizzazione che avremmo comunque potuto prendere per la questione stipendi qualora fosse stata confermata tutta sta roba, e abbiamo visto che anche con poco in mano, se le accuse sono pesanti, ti puniscono. Per questo che vi dicevo, se in un capo d'accusa così basso come quello legato alle plusvalenze sono riusciti a darci così tanti punti, figuriamoci di là che se hanno qualcosa di più concreto in mano è un disastro. Ragazzi, arriviamo nella situazione, secondo me, che se Juventus si ritrova con 10 punti di penalizzazione e una multa da pagare per i due filoni, e non ci saranno altri punti di penalizzazione nel prossimo campionato, non ci saranno altri punti di penalizzazione in questo campionato, aspettando quello che ci darà la UEFA, la Juventus, ragazzi, potrebbe ritenersi super fortunata. Io vi dico, secondo me sarebbe uno scenario fin troppo positivo, fin troppo ottimista per come si erano messe le cose, per come si sono messe le cose e per come stavano andando le cose. Io ormai mi ero fasciato la testa, benissimo, 10 punti di penalizzazione, siamo implosi anche in campo, abbiamo perso la possibilità di, avremo altri punti di penalizzazione in questa stagione sportiva oppure li avremo nella prossima, quindi ci giochiamo le coppe per una penalizzazione in questa, quindi dell'anno prossimo non avremo le coppe, oppure l'anno prossimo giochiamo le coppe ma abbiamo dei punti di penalizzazione nella Serie A dell'anno prossimo, quindi delle prospettive comunque non belle per la Juve, nessuna delle due. Poi vi avevo detto, se devo scegliere preferisco iniziare un campionato senza punti di penalizzazione a costo di non giocare le coppe, ahimè, sia per lavoro sia per quello che poi è la percezione del tifoso, semplicemente. Questa sarebbe una terza opzione ancora più grande, ancora più vantaggiosa secondo me per la Juventus, perché ti becchi 10 punti di penalizzazione, ti becchi una multa, vediamo la UEFA che cosa dice, vai a giocarti l'accesso all'Europa League nell'ultima giornata di campionato, devono incastrarsi delle cose dando un'occhiata alla classifica e poi finisci o in Europa League o in Conference League a seconda di quello che fai, ma ormai ti sei giocato fin troppi jolly e lì tutto un discorso di campo che viene fuori e di risultati, di obiettivi che non hai raggiunto. Quindi io non pensavo
che la Juventus sarebbe riuscita a patteggiare non perché la Juventus potesse essere preoccupata per la reazione dei tifosi della Juve, per la reazione dei tifosi delle altre squadre, ma semplicemente perché dall'altra parte mi aspettavo una procura sul piede di guerra, un'accusa sul piede di guerra. Abbiamo fatto tutto questo casino, siamo arrivati qua, abbiamo degli elementi, possiamo accusarvi, andiamo al processo sportivo. E quindi anche qua, a volte, a pensare male, ci si prende, ci si azzecca, mi viene da dire, non è che la Juventus e l'accusa in queste settimane si siano messe a dialogare e siano arrivate a buttare giù determinate linee guida del tipo: Juventus, dichiarazioni a mezzo stampa, no, silenzio, non si commenta, accetti questi 10 punti di penalizzazione e stop. Ricorsi, no, TAR non ci vai al TAR, non fai ricorso nuovamente al collegio di garanzia, nonostante era stato comunque annunciato poi dalla Juventus, e se ci sarà il patteggiamento non me lo aspetto più. In cambio, dato che comunque il patteggiamento per il fine di stipendi ti interessa, iniziamo a lavorarci. In questo momento si accetta, in questo momento non ci si rivolge ad altri organi, questa è la sentenza, te la becchi, anche perché abbiamo già complicato tutta la stagione, cerchiamo di venirci incontro a vicenda. Se te vieni incontro a noi senza fare il diavolo a quattro, senza andare a mettere in dubbio nuovamente la giustizia sportiva come hai fatto in passato, nel recente passato, allora quell'altro processo sportivo che deve ancora iniziare, che abbiamo interesse tutti e due a fare in tempi brevi, te perché se no te li becchi l'anno prossimo, noi perché la giustizia sportiva deve essere celere, veloce, immediata, quell'altro nemmeno lo iniziamo, ci veniamo incontro, patteggiamo e finisce così. Secondo me si è sfiorato il ridicolo in questa stagione dal lato della giustizia sportiva, e non è un caso che poi gli esponenti come Abodi, Gravina siano arrivati, lo stesso Marotta, a parlare di problema di giustizia sportiva, di dover rifondare la giustizia sportiva, perché ci si è veramente resi conto che ci sono dei problemi grossi, se non grossissimi, perché non sono cose normali. E dato che si era abusato di questo strumento, piuttosto che andare a fare un nuovo processo sportivo, veniamoci incontro e sistemiamo. Ripeto, secondo me sarebbe fin troppo positivo per la Juventus concluderla così, con soltanto una multa da pagare, perché effettivamente, ragazzi, oggettivamente si era messa decisamente peggio di così. Cioè, il panorama e la prospettiva era più nera. Invece adesso ti potresti aspettare una Juventus che domenica con l'Udinese può giocare una partita per provare a rincorrere il miracolo dell'Europa League, Roma e Atalanta permettendo, oppure la conferma della Conference, poi aspettando quello che deciderà la UEFA, con però la prospettiva del prossimo campionato completamente pulito e con questa situazione extracampo che potrebbe concludersi nella giornata di domani. E quindi la Juventus potrebbe ricominciare a programmare, a gestire, allestire una dirigenza, allestire la squadra, allestire l'allenatore, come Dio comanda, perché tutto finisce domani. Per domani intendo oggi, dato che è già l'una di notte. Non me la sento di essere così ottimista, ve lo dico già adesso. Mi sembra una prospettiva troppo rosea per come si era messa. Se davvero si concluderà così, è perché Juventus e accusa sono scesi veramente a patti, e questi patti prevedevano appunto silenzio e zero ricorsi. Io qualche punto di penalizzazione me lo aspetto comunque, devo dirvi la verità, perché mi sembra se no troppo sbilanciato a favore della Juve per come si era messa. Quindi ribadisco, volete pensare che sia una conferma di accusa, volete pensare che sia un scendere a patto, pensate quello che volete, però credo che in questo momento la cosa importante per la Juventus e per il tifoso della Juventus sia concludere il prima possibile tutta sta roba senza altri punti di penalizzazione, è ancora meglio, anche perché non dimentichiamoci che qualche settimana fa ce ne eravamo beccati 15 soltanto per la questione plusvalenze. Chiudere con 10 su due filoni, beh, secondo me sarebbe oro che cola giunti a questo punto. Fatemi un po' sapere la vostra qui sotto nei commenti.